Come diceva il professor Mancarci, il titolo della mia presentazione è Pratica Clinica e Prospettive Future nella gestione del paziente con schizofrenia in un setting acuto. Il ruolo del fast lie. Ora vedremo un po' più nel dettaglio che cosa intendiamo per fast lie. Questa è un'immagine che tutti voi conoscete molto bene perché da anni viene proiettata in, in, vari, in varie occasioni come questa. Eh, mi serve semplicemente per eh, diciamo, sottolineare eh, eh, una, una cosa fondamentale naturalmente, e cioè che eh, nel corso di un trattamento eh, nella, per la schizofrenia naturalmente il problema delle ricadute e quindi la necessità di terapeuticamente cercare di evitare naturalmente è un, un, un aspetto estremamente importante del, del nostro progetto di cura. Eh, ogni qualvolta si verifica un, un relapse naturalmente è necessario che l'intervento farmacologico debba essere quanto più possibile rapido, quanto più possibile efficace per cercare di riportare alla risoluzione dei sintomi il più presto possibile. Le ricadute eh, ormai è dimostrato già da, da alcuni anni hanno un impatto eh, importante non soltanto sulla come dire, qualità della vita e sul comportamento dei nostri pazienti, ma anche sul loro assetto eh, neurobiologico. Eh, considerate che è dimostrato, ripeto, ormai già da, da un po' di tempo, che eh, ogni qualvolta si verifica una ricaduta della schizofrenia, c'è purtroppo anche un danno tessutale a livello del, del cervello con una perdita di sostanza che naturalmente incide e inciderà sempre più significativamente su quelli che sono anche i margini di recupero del, del paziente che va incontro a eh, diciamo, ricadute eh, sintomatiche. Eh, peraltro, come fa vedere questo, questo studio condotto in, in Svezia, eh, la necessità di eh, intervenire il più presto possibile è estremamente importante perché purtroppo Ogni ricaduta eh, predispone eh, l'individuo che, che la, 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 la subisce diciamo così, a eh, vedere ridursi progressivamente sempre di più il tempo che intercorrerà rispetto alla successiva come a dire che qualunque ricaduta espone il nostro paziente a una sorta di vulnerabilità ulteriore rispetto alle possibili, eh, nuovi, ai possibili nuovi episodi. Quindi la necessità di intervenire il più presto possibile è una necessità estremamente cogente, naturalmente. Il eh, relapse viene definito in, in tanti modi, ma naturalmente eh, l'aspetto la, che più balza agli occhi per ciascuno di noi clinicamente è l'aspetto della riospedalizzazione. Il relapse in gran parte dei casi conduce a una riospedalizzazione con tutto quello che questo naturalmente può eh, comportare. E la, mh, la, la, la precoce non risposta mh, a, a un trattamento eh, farmacologico eh, è un, un predittore importante di quello che sarà l'outcome eh, complessivo eh, della, della malattia. Quindi è molto importante, estremamente importante, eh, eh, riuscire a intervenire il più presto possibile cercando di ottenere naturalmente una risposta che sia eh, eh, rapidamente eh, presente. Naturalmente. È, è evidente che più velocemente diciamo, il paziente raggiunge una remissione sintomatologica, migliore sarà il decorso del suo, del suo disturbo, naturalmente. Quindi eh, la, 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 il bisogno di, di fare presto, in un certo qual modo, è estremamente importante. Detto questo, ehm, io vi farò vedere rapidamente nel corso di questo mio intervento alcune ehm, cose che riguardano, intanto, eh, quelle che sono le attuali evidenze cliniche del trattamento dei pazienti in acuto quale può essere il ruolo, e questa è la novità che porteremo stamattina, di un LAI in un intervento acuto e quale può essere la rilevanza clinica che indubbiamente c'è e ci sarà di avere a disposizione un farmaco LAI che però abbia un onset of action, cioè un inizio di attività molto rapido. Partiamo da quelle che sono le evidenze cliniche del trattamento dei pazienti in acuto. Questa è una, così, una visione d'assieme eh, di tutti quelli che sono gli interventi farmacologici possibili all'interno di una uh, condizione come l'agitazione, che come voi sapete è una delle condizioni che in acuto può portare più frequentemente a un'ospedalizzazione. Ci sono moltissimi farmaci che possono essere usati, alcuni dei quali con migliori prospettive, altri con prospettive inferiori. Qui vi faccio vedere alcuni lavori classici che fanno vedere, per esempio, come in questo caso, il mh, confronto fra aloperidolo e lorazepam o entrambi per il trattamento dell'agitazione psicotica. E qui vedete che il, in questo articolo, per esempio, viene fuori che eh, l'uso di lorazepam insieme all'operidolo sembra essere un trattamento molto efficace per la gestione di situazioni emergenziali. Eh, ma anche l'utilizzo della olanzapina intramuscolo per chi ha avuto occasione di eh, utilizzarla, sa bene che è un farmaco molto efficace nel trattamento delle situazioni eh, acute e stiamo parlando naturalmente di un farmaco eh, come dire, short acting ovviamente. Eh, così come eh, l'aribrazolo intramuscolare è un altro composto che eh, credo sia entrato nella pratica clinica di ciascuno di noi eh, per l'impiego appunto di situazioni di agitazione acuta con una eh, buona diciamo, eh, risoluzione delle, delle condizioni. Ehm, questo lavoro fa vedere eh, attraverso una, una meta-analisi eh, quali, diciamo, quali sono i dati appunto, dei vari farmaci short acting intramuscolari di seconda generazione nel trattamento delle eh, circostanze appunto, di agitazione e quindi di acuzie comportamentali anche in pazienti di eh, spettro schizofrenico. E il dato complessivo, eh, vedete nella immagine di sinistra, eh, le linee più spesse indicano un maggior numero di eh, pazienti arruolati nei vari studi di trattamento con quelli specifici composti laddove siano più sottili, diciamo così, più, meno, meno spesse le, le linee vuol dire che ci sono meno casi arruolati negli studi. Eh, ziprasidone, olanzapini, aripiprazolo e aloperidolo sembrano essere tutti più efficaci del placebo nel trattamento in acuto dei eh, comportamenti di agitazione con eh, effetto che si eh, manifesta già all'interno delle prime due ore dalla somministrazione. Eh, tutti in pratica i farmaci antipsicologici seconda generazione disponibili nelle formulazioni intramuscolari sono efficaci nel ridurre l'agitazione nei pazienti con schizofrenia. Eh, olanzapina in alcuni studi sembra essere anche più efficace del, dell'arepiproazolo, ma come voi sapete, l'olanzapina viene utilizzato un po' meno eh, diffusamente per un problema di safety che può incorrere nel momento in cui venga so cosomministrato insieme a un farmaco, a una benzodiazepina, che potrebbe creare qualche problema e quindi, nella gran parte dei casi, in pratica clinica ormai ci si rivolge più all'uso dell'arepiproazolo che della stessa olanzapina. Per quanto riguarda le benzodiazepine appunto nell'ultima revisione che ha fatto la Cochrane sull'argomento dell'impiego delle benzodiazepine nella schizofrenia è stato sottolineato che l'uso di questi composti deve essere limitato in alcune circostanze molto specifiche ma soltanto per tempi molto brevi e quindi non per trattamenti che siano prolungati. Vediamo all'interno di questo scenario del trattamento appunto, in acuto quale può essere il ruolo di un LAI. Normalmente noi non, non abbiamo l'idea eh, dell'uso di un LAI per un trattamento acuto, ma eh, la possibilità che questo si possa realizzare oggi diventa possibile grazie a una nuova formulazione di risperidone di cui parlerò fra un attimo. In questo, in questo articolo eh, viene diciamo, valutato come i lai in, in linea di massima eh, hanno diciamo così, eh, permesso mh, mh, complessivamente una... Eh, eh, riduzione di quelli che sono i tassi di riammissione eh, dei pazienti eh, intorno al 30%. Quindi hanno sicuramente una, una grande efficacia da questo punto di vista, efficacia che peraltro diventa ancora più robusta laddove eh, vengano utilizzati in pazienti che hanno frequenti riospedalizzazioni, quindi pazienti che ricadono più frequentemente. Su questa tipologia di pazienti l'impiego dei lai sembra essere assolutamente una strategia vincente. Eh, questo studio ha analizzato invece una grossa corte eh, di pazienti. E in cui insomma, viene eh, sottolineato come eh, l'impiego di questi composti eh, dovrebbe essere eh, sempre più orientato alle prime fasi di malattia, e quindi eh, nell'epoca in cui la malattia ha cominciato a manifestarsi, e non come eravamo abituati a fare con i lai di prima generazione quando la malattia era assolutamente cronicizzata e c'era ben poco altro da poter fare. Questo è un dato riveniente da uno studio italiano che ha valutato l'uso dei lai nei pazienti ricoverati negli SPDC del nostro Paese e qui vedete che il dato fondamentale è che nella maggior parte dei casi questi, eh, questo trattamento viene eh, diciamo così, a essere praticato soprattutto eh, in pazienti eh, più gravi, cioè quindi i pazienti in cui per esempio il ricovero è di tipo involontario, nel senso ovviamente di ricovero obbligatorio. E eh, come voi vedete è anche largamente impiegata la politerapia insieme ai lai, quindi anche l'impiego di altri farmaci. Cosa che non, non è una caratteristica solo italiana, visto che anche in questo lavoro pubblicato in Spagna, questo Shadow Study, si vede che appunto l'impiego dei, eh, dei lai viene spesso associato naturalmente anche all'uso di altri composti presumibilmente per supportare la necessità dell'intervento più rapido che il LAI da solo non riesce a sviluppare. E questo appunto è l'articolo a cui mi stavo riferendo poc'anzi. Nel nostro paese è stata fatta, ve la faccio, ve la mostro per chi non l'avesse mai vista, una survey sui, eh, sugli psichiatri italiani per valutare per esempio quali sono i fattori che influenzano da parte nostra, degli specialisti italiani, la prescrizione di un farmaco LAI. e al primo posto, cioè nel senso quello che viene rappresentato come motivo principale di eh, induzione diciamo così, a prescrivere un lai, c'è cioè, come vedete eh, il bisogno di una maggiore aderenza al trattamento. Eh, e rispetto al, al, a quello che dovrebbe essere il paziente ideale da candidare a un trattamento con, con ULAI vengono eh, diciamo così, sottolineati soprattutto il fatto che debba essere un paziente poco aderente alle terapie orali o un paziente che... Ehm, come vedete nella, nella, nella diapositiva, poco controllato dalle terapie orali. Quindi in qualche modo eh, si utilizza il LAI in circostanze diciamo, in cui la terapia con, con i farmaci orali non è stata sufficientemente efficace o per esempio non è stata sufficientemente assunta. Quindi torniamo sempre al grande classico dell'impiego per situazioni di eh, scarsa compliance. Eh, questo articolo secondo me è molto interessante fatto da John Kane, Corrello, Yorkai e quant'altro, eh, riguarda un aspetto che, sul quale insomma, secondo me dovremmo riflettere. Eh, esistono ancora delle, delle controversie che circondano un po' l'impiego dei lai nel trattamento della schizofrenia. Tant'è vero che in Europa, nonostante insomma, eh, i, i benefici eh, del, dell'impiego dei, dei lai siano eh, credo abbastanza sotto gli occhi di tutti, esiste ancora una eh, diciamo, una sottoutilizzazione di questi composti nel trattamento di pazienti con schizofrenia. Questo è il dato eh, europeo, vedete eh, i paesi che sono stati analizzati in, in questa. In questa survey, e vedete che soltanto Francia e, e, e Inghilterra vanno oltre il 20% di utilizzo dei lai rispetto agli orali, tutti gli altri sono sotto il 20%, compreso il nostro paese. Esiste quindi ancora un gap importante eh, tra quello che è, diciamo così, è il beneficio che sicuramente noi conosciamo essere eh, derivabile dall'impiego dei lai e la reale, il reale utilizzo clinico di questi composti. Eh, eh, per poter in qualche modo cercare di sviluppare l'accettazione e quindi anche l'impiego evidentemente di questi composti. Eh, che ormai sono diversi, come vedete eh, in questa tabella abbiamo eh, molteplici possibilità eh, di trattamento con, con, con questi composti, abbiamo la ripirazola, abbiamo l'anzapina, abbiamo il pariperidone in varie eh, diciamo così, modalità di somministrazione mensile, trimestrale, eh, abbiamo il, il risperidone, naturalmente abbiamo questa ultima diciamo così, eh, formulazione del, del risperidone di cui adesso parlerò un po' più diffusamente, che è un risperidone cosiddetto ISM. ISM è un acronimo che sta per In situ micro implants che eh, è, diciamo, ha a che fare con il, il sistema di, di, di delivery, di rilascio del, del composto. Eh, questo è uno studio che è eh, relativo a questa formulazione di, di risperidone che eh, fa una valutazione di quello che è la uh, biodisponibilità uh, comparativa di questo composto rispetto al, al risperidone orale. Questo studio va sotto il nome di Boris, è stato chiamato così. Qui vedete il, il disegno dello studio e il suo, il suo razionale. I, I pazienti che vengono arruolati al, allo studio assumono eh, risperidone orale per eh, sette giorni. Eh, dopodiché, eh, dopo una settimana di questo trattamento, fanno la prima somministrazione di ehm, rispedidone ISM a 100 mg, che ripetono poi per quattro dosi successive. E quindi per un uh, complessivo periodo di quattro mesi di trattamento. E, e Lo studio naturalmente cerca di andare a valutare quali sono i dati uh, di uh, farmacocinetica naturalmente di questo, di questo composto, oltre che valutare naturalmente la sicurezza e la tollerabilità. Eh, di fatto quella, questo, diciamo, questo schema che viene impiegato in questo studio eh, è anche, sarà anche presente nella, nella scheda tecnica del composto nel momento in cui verrà a breve eh, utilizzato anche nel nostro paese, verrà registrato nel nostro paese e sarà utilizzabile. Cioè i pazienti che avevano già avuto un, come dire, un contatto con il risperidone nella loro storia eh, clinica e non fossero in quel momento in trattamento con rispiridone, possono fare un eh, trattamento per sette giorni e poi passare direttamente alla somministrazione eh, del, dell'AI. L'aspetto la, 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 interessante di, di questo studio naturalmente è far vedere che fin dalle prime eh, diciamo, misurazioni, a 12 ore dopo l'iniezione della prima... Eh, somministrazione del, del, del risperidone ISM eh, la, la concentrazione plasmatica del, del composto è assolutamente identica a quelle che abbiamo, avevamo già ottenuto con il trattamento orale allo Steady State. Che cosa significa? Significa che in pratica appena somministrato il farmaco intramuscolare già raggiunge la concentrazione di steady state che era stata precedentemente ottenuta con il trattamento orale, quindi non c'è bisogno di fare ulteriori supplementazioni. E questo, eh, questa concentrazione terapeutica si mantiene per un mese, cioè quindi per il periodo necessario poi ad arrivare alla successiva somministrazione che appunto viene condotta generalmente. Tra, insomma, intorno al 28 giorno, cioè dopo quattro settimane dalla prima. E qui vedete che c'è una stabilità anche delle concentrazioni eh, plasmatiche che si mantiene sostanzialmente per eh, tutte le, le, diciamo, le, 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 le successive somministrazioni fino alla quarta dose che è quella che è stata studiata, il periodo che è stato studiato all'interno di, di questo lavoro. Qui vedete alcuni parametri di farmacocinetica naturalmente, che non so se si vedono sufficientemente bene, ma insomma in qualche modo dimostrano che il, il risperidone ISM eh, determina un eh, livello plasmatico terapeutico eh, sostanzialmente sovrapponibile a quello raggiunto con il risperidone orale. Eh, già all'interno delle, delle prime ore del, della, della, dalla sua amministrazione e si mantiene per tutto il periodo successivo di un mese. Questa è la dimostrazione di efficacia che permette di eh, come dire, eh, evitare la supplementazione orale alla quale siamo stati abituati, eh, soprattutto con la prima formulazione di risperidone che eh, uscì alcuni anni fa. Eh, in pratica si può fare uno switch diretto dal risperidone orale al risperidone ISM eh, senza necessariamente, appunto, integrare con eh, supplementazioni di alcun genere. Eh, questo altro studio, invece, eh, vi fa vedere l'efficacia e la sicurezza di questa somministrazione, di questa formulazione di risperidone in pazienti schizofrenici che abbiano avuto una esacerbazione acuta. Qui lo studio. Eh, che si chiama Prisma 3, è uno studio in doppio cieco con eh, gruppi paralleli naturalmente di, di studio condotto in, in, in una multicentrica. Qui c'è prima un periodo di, di screening naturalmente che eh, dura otto giorni, un periodo di trattamento che invece è della durata di 12 settimane in doppio cieco e poi c'è un follow-up di cui parleremo dopo. Allora, il, um, I pazienti vengono arruolati eh, nello studio, eh, sono pazienti che hanno avuto una eh, esacerbazione acuta di schizofrenia e eh, misurata, diciamo così, valutata con un punteggio PANS, vedete che deve essere tra gli 80 e i 120, più una CGI severity superiore a 4. E, eh, I gruppi di, di studio sono sostanzialmente tre, un gruppo che fa risperidone ISM a 100 mg, un gruppo che fa ISM a 75 mg e un gruppo placebo. Ora, eh, la differenza tra i 100 e i 75 mg deve essere considerata in funzione del, eh, del dosaggio orale del farmaco risperidone, appunto, che è stato impiegato nella fase di, eh, di screening. Per cui, eh, questo sarà ripeto anche nella scheda tecnica prevista per il nostro paese: i pazienti che si stabilizzano a, entro i 3 mg di risperidone orale faranno 75 mg del trattamento ISM, mentre i pazienti che si stabilizzano dai 4 in su milligrammi di risperidone andranno a essere trattati con il risperidone ISM a 100 milligrammi. Eh, vedete quali sono diciamo, i, gli endpoint di valutazione in termini di efficacia, naturalmente, che è il, la variazione del punteggio PANS. Eh, oltre che come eh, diciamo così, eh, secondario endpoint, quello della riduzione della CGI severity, naturalmente, e poi altri, altri aspetti che naturalmente vanno sempre all'interno delle valutazioni di sottoscale della PANS e della risposta complessiva. Ora, allora, il dato di questo, di questo studio qual è? Che sia in termini di riduzione di PANS, sia in termini di riduzione di CGI-S. Questo dato diventa statisticamente significativo già all'ottava giornata dopo la eh, somministrazione del risperidone ISM. Quindi stiamo parlando di un effetto molto rapido. Molto rapido anche perché, eh, come vedete, poi non solo è, è rapidamente presente, ma si mantiene in modo significativamente, eh, statisticamente significativo anche per tutto il eh, percorso di studio naturalmente che va. Appunto, fino alle, eh, alla quarta somministrazione successiva, almeno in questo, in questo lavoro. Eh, questo vedete il, il tasso di risposta complessivo e qui vedete che, appunto, eh, la, 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 la significatività statistica si verifica già all'ottavo giorno e si mantiene fino all'85, quindi quello appunto che determina la conclusione, la conclusione dello studio. Quindi la rapidità e, il, e, la, e la continuità di questa, di questa risposta sono i dati più interessanti di questo, di questo lavoro. Questo invece è uno studio di lungo termine, quindi qui eh, è uno studio in aperto che eh, fa vedere L'estensione a 12 mesi eh, di quello che è stato appunto il dato del, della, diciamo così, che abbiamo invece prima visto nelle prime fasi, nei primi mesi di trattamento. Questo è lo studio Prisma 3-ALL che ehm, valuta appunto l'efficacia a lungo termine oltre che la sicurezza e la tollerabilità. Qui vedete che ci sono tre gruppi di pazienti che vengono eh, trattati in questo studio, ci sono i pazienti mh, che eh, vengono considerati instabili, cioè quindi quelli che eh, avevano fatto il placebo precedentemente e che vanno in due braccia di trattamento o con 100 o con 75. Poi ci sono i pazienti stabilizzati eh, che eh, già avevano assunto o 100 o i 75 che proseguono in estensione il loro trattamento e poi ci sono dei pazienti che sono stabilizzati con il risperidone orale, chi oltre i 4 mg andrà nel braccio con 100 mg di ISM, chi sotto diciamo, dai 4 in giù che invece andrà nel braccio 75 mg. Allora, i, i, quali sono i, i risultati di, di, questo, di questo studio? I risultati di questo studio sono fondamentalmente che i pazienti che diciamo così, mh, ottengono i migliori vantaggi dal Passaggio con, a questo LAI sono i pazienti instabili, cioè quindi quelli che, del, del, del primo gruppo che sembrano avere un, un miglioramento più significativo rispetto, rispetto agli altri, laddove ovviamente quelli che erano già stabilizzati eh, continuano ad avere una, eh, diciamo una continuità, un mantenimento di questa, di questa condizione. Que questo, vedete, è il dato complessivo il 70% circa dei pazienti instabili raggiunge una risposta dopo un anno di trattamento, mentre vedete come nei, nei pazienti eh, diciamo così, stabilizzati già... Con il trattamento ISM c'è un addirittura miglioramento ulteriore eh, nel 45% dei pazienti che ottengono un'ulteriore riduzione sintomatologica. Quindi il prolungamento del periodo di trattamento induce anche nei pazienti che nei primi mesi avevano ottenuto un vantaggio significativo, un, non solo una continuità ma anche un guadagno ulteriore, diciamo così, in termini di, di risposta. Eh, I dati sulla sicurezza. Diciamo che non sorprendono, nel senso che eh, il risperidone lo conosciamo tutti naturalmente, quindi non è che questo sia diverso. Il risperidone è, è lui naturalmente. Quindi, quelli che erano i dati noti della tollerabilità del, del risperidone, ovviamente, ovviamente, si mantengono anche con questa nuova formulazione naturalmente. E, e diciamo, no, no, non ci sorprendono eh, minimamente. Allora vediamo. Che, che, dal punto di vista clinico, qual è la rilevanza di avere un, un lie che ha appunto questa rapidità di, eh, di effetto, di inizio di effetto. Beh, eh, noi sappiamo che insomma, in, 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 negli ultimi 70 anni abbiamo usato tanti farmaci eh, antipsicotici, neurolettici, prima generazione, seconda generazione, cercando di modificare nel tempo quelli che potevano essere come dire, obiettivi terapeutici sempre più se volete anche sempre più ambiziosi, fino appunto al raggiungimento di quella che noi oggi chiamiamo recovery, cioè nel senso, diciamo, guarigione in senso lato. È chiaro che qualunque eh, trattamento oggi eh, disponibile deve rispondere, a mio modo di vedere, a due, eh, come dire, a due parole chiave per, eh, per che possa essere di successo early and continuous, cioè nel senso che deve essere sufficientemente precoce e deve essere continuato nel tempo, perché soltanto due, questi due aspetti possono, da un punto di vista, ripeto, meramente farmacologico naturalmente, rispondere alla possibilità del raggiungimento appunto, di, una, di una recovery clinica. Eh, non c'è dubbio che un lai eh, eh, che, che possa avere un effetto così rapido e quindi possa essere rapidamente in grado di eh, migliorare la sintomatologia psicotica, far rientrare l'acuzie e consentire quindi una, anche nel tempo una eh, riduzione sempre più auspicabilmente massiccia delle ricadute, è sicuramente una condizione che potrebbe massimizzare diciamo così, gli obiettivi a lungo termine del, del trattamento. Per cui, andando verso la conclusione di questo mio intervento, eh, diciamo che la, la riduzione eh, veloce, rapida dei sintomi della schizofrenia potrebbe chiaramente eh, migliorare tutta una serie di aspetti. Eh, tra cui naturalmente anche l'efficacia le, dell'accettazione diciamo della, dell stessa del farmaco. Una, un approccio che oggi deve essere inevitabilmente eh, di eh, shared decision making, si dice, cioè di eh, decisione eh, condivisa. Questo è un aspetto molto importante perché ha a che fare naturalmente con... Il miglioramento della relazione terapeutica diciamo così, ha una, una ricaduta importante su quello che è l'empowerment dei, dei nostri pazienti. L'introduzione di, di, di un LAI rapido, eh, oltre che ridurre naturalmente la, la, la severità della malattia, potrebbe anche incidere su quegli aspetti di stigma che eh, diciamo così, purtroppo persistono e permangono nella vita dei nostri pazienti e anche nella nostra professionalità per certi versi. Ehm, chiaro che eh, noi oggi ci eh, auspichiamo che l'implementazione di, 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 di nuove strategie terapeutiche come quella che vi ho mostrato questa mattina eh, possa essere anche, posso avere, oltre che una ricaduta importante appunto nella contenimento della, della, della sintomatologia della, della malattia ma anche migliorare complessivamente anche quei percorsi di riabilitazione e di reintegrazione sociale di cui i nostri pazienti necessitano in modo sempre più importante e con questo vi ringrazio per l'attenzione